E ora parliamo di sport, di quegli sport di combattimento, dal pugilato alla kickboxing, e parleremo anche delle stelle del ring insieme a Riccardo Ciccarelli, al quale passo la linea. A te Riccardo. Gloria, al centro del nostro appuntamento quest'oggi ci sono gli sport di combattimento ed è un piacere essere ospiti di Nicola Iachini, che intanto ringrazio per la disponibilità. Siamo operativi perché si sta svolgendo un allenamento anche in vista di un importante appuntamento. Intanto ti chiedo, per contestualizzare e aiutare anche a far capire i nostri telespettatori, parliamo di kickboxing? Sì, parliamo di kickboxing, K1 e anche pugilato, che abbiamo Anton Torres che farà il suo secondo match da professionista il 27 novembre e abbiamo atleti K1, professionisti come Velea, Corsetti e Vasilovic che combatteranno il 27. Quando volete venire a intervistarci siete i benvenuti. Allora, prima di arrivare poi a presentare più nel dettaglio l'evento del prossimo 27 novembre, le stelle del ring, spieghiamo un po' per chi non conosce magari più da vicino questo tipo di disciplina sportiva, anzi le discipline sportive, come si sviluppa anche un allenamento. Intanto che cosa stiamo vedendo con le immagini di Luca Cocchetti? Diciamo che questo è un allenamento molto semplice, ci sono 15 minuti di sparring leggero tra tutti, cambiando compagno di squadra ogni 2 minuti circa, quindi fanno 15 minuti effettivi con 10 secondi soltanto ogni 2 minuti di riposo. Diciamo che questa è una fase, siccome domani è pausa, oggi diciamo stanno spingendo tantissimo, essendo che domani c'è pausa e non possono fare scarichi, quindi si riposeranno. Quanto è importante la costanza nell'allenamento in questo tipo di discipline? È importantissimo, io credo in tutte le discipline sportive, la serietà nell'allenamento, nello stile di vita e tutto il resto è fondamentale, se no non puoi mai arrivare da nessuna parte. Noi oggi ci troviamo all'interno della palestra di Arezzo, voi siete operativi però anche su Subiano? Sì, sì, abbiamo la palestra, la sede principale a Subiano, questa è la seconda sede che è ad Arezzo, più abbiamo altri corsi come Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibucchi, Fogliano, di kickboxing, sempre con il team Iachini. Si possono avvicinare tutti a questa tipologia di sport? Noi qui ad Arezzo apriamo a mezzogiorno e mezzo, quindi abbiamo un po' tutti, bambini, ragazze, grandi, piccoli, tutte le età. E può essere una disciplina propedeutica anche ad altre tipologie di sport, quindi una sorta di preparazione completa? Una parte dei ragazzi che vengono qui dentro sono tutti ragazzi che comunque sia vengono dai problemi del bullismo, dai problemi che hanno avuto qualche aggressione o di incertezza e insicurezza, la maggior parte dei ragazzi che vengono qui sì. Poi ovviamente da lì si tira fuori un po' di tutto, dal un buon amatore al buon agonista al professionista magari, no? Assolutamente, lo abbiamo anticipato, veniamo all'appuntamento del 27 novembre, andiamo a Castiglion Fiorentino perché torna un importante appuntamento, quello delle stelle del ring, e si assegneranno titoli importanti. Sì, il 27 novembre abbiamo il titolo italiano tra Ortolani e Pellini dei 70 kg, di cui sarà un super match, poi abbiamo il mondiale dei super massimi, quindi sono piccolissimi, di 130 kg a testa circa, tra Daniele Policione e Jovita Marian. Però sarà una giornata interamente dedicata allo sport perché si parte dalla mattina. Beh, non ci continua. Si parte sempre dal basso in tutto, no? Quindi bisogna dare la possibilità a tutti per crescere, quindi dai bambini ai ragazzi e ragazze, come ce l'abbiamo in palestra, gli diamo la disponibilità di gareggiare anche lì, perché sennò altrimenti i professionisti spariscono se ci sono quegli altri che salirono dall'inizio. Quanto conta l'esperienza di Nicola Iachini nell'organizzazione di questi eventi? Ma l'esperienza purtroppo non è mai sufficiente, perché si fa sempre errori quando si organizza le cose. Io ce la metto sempre tutta in ogni cosa che faccio. A volte mi vengono bene, a volte mi vengono peggio, però ce la metto sempre tutta. Allora, concludiamo questa nostra rubrica sportiva dedicata oggi allo sport, agli sport di combattimento, con un appello che ti lascio rivolgere a chi magari vuole avvicinarsi alla kickboxing, alla K1, ma magari finora non lo ha fatto. Beh, se vuoi provare qualcosa di nuovo, vuoi avere un futuro su te stesso, perché prima la prima sfida migliora noi stessi, devi provare un po' tutto, quindi puoi provare la K1 o qualsiasi altra disciplina sportiva. Se provi lo sport è vita. E allora, con questo appello ringraziamo Nicola Iachini per averci ospitato. Gloria, ti restituisco la linea. A te.
Riccardo, grazie anche ai tuoi ospiti. E ora invece con Spunti e Spuntini vi portiamo a visitare una mostra. Andiamo a San Giovanni Valdarno, dove c'è Masaccio e Angelico, dialogo sulla verità nella pittura. È una mostra molto bella sull'arte durante il periodo rinascimentale. Ci sono delle opere veramente di rara bellezza, ma ci racconta tutto Serena Paoletti, alla quale lascio la linea. Serena, a te. Quest'oggi siamo a San Giovanni Valdarno in due sedi museali per una mostra dedicata a Masaccio e Beato Angelico. Siamo con Valentina Zucchi, una delle curatrici di questa mostra e direttrice del Museo delle Terre Nuove. Qui siamo proprio appunto al Museo delle Terre Nuove. Qui sono esposte delle opere veramente importanti e bellissime. Una di queste è la Madonna del Solletico di Masaccio, ma ce ne sono anche molte altre. Però questa, diciamo che è un po', diciamo, il simbolo di questa mostra. Sì, effettivamente lo è, perché è realizzata da mano eccellente, ovvero appunto un conterraneo che ha visto appunto i Natali proprio qui a Castel San Giovanni, ovvero Masaccio. È un prestito eccezionale quello che abbiamo qui dalle Gallerie degli Uffizi, che effettivamente sono partner strutturale dell'operazione, un'operazione che si inserisce nel progetto Terre degli Uffizi e che vede appunto protagoniste, oltre alle gallerie, Fondazione CR Firenze. Il dialogo ideale è fra due grandissimi protagonisti del Rinascimento fiorentino, ovvero Masaccio e Beato Angelico, che vediamo appunto approfondito nella sede del Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, ma il racconto e il dialogo si approfondisce e prosegue ampliandosi anche all'entourage di Masaccio. E quindi abbiamo il pregio di esporre qui due meravigliose Madonne con Bambino. Questa sala è proprio dedicata all'iconografia delle Madonne con Bambino. Abbiamo due meravigliose Madonne, dicevo, del fratello di Masaccio, che ha avuto l'unico demerito di essere fratello di un artista così celebre e quindi è stato, diciamo, meno connotato nella storia della letteratura artistica, e che qui, essendo stato estremamente prolifico, è presentato appunto con due dipinti meravigliosi, l'uno proveniente da una collezione privata di Milano e l'altro invece da una collezione bancaria di Empoli. Il ragionamento e il dialogo prosegue, perché effettivamente oltre a queste meravigliose opere abbiamo un altro dipinto su tavola, sempre appunto riferito al soggetto Madonna con Bambino. È una Madonna dell'Umiltà, appunto, in cui appunto la giovane Madonna sta allattando il piccolo bambino, ed è naturalmente un grande capolavoro di Masolino. Il ragionamento si amplia ancora, perché abbiamo addirittura un rilievo scultoreo che quindi estende appunto la riflessione anche a un altro linguaggio pittorico, e ancora prosegue con invece un innesto su un altro personaggio facente parte della famiglia di Masaccio, ancora meno noto dello scheggio, ovvero Mariotto di Cristofano, suo cognato, che vediamo qui ben rappresentato da una meravigliosa Resurrezione di Cristo, che è sempre in prestito dalle Gallerie degli Uffizi, da una predella con storie di pietà e di misericordia che probabilmente è riferita proprio allo stesso complesso pittorico e che addirittura viene da oltreoceano, e da un'altra predella che invece viene da pochi chilometri da qui, da Figline Valdarno, e che invece ha delle corrispondenze profonde proprio con gli affreschi che hanno reso celebre Masaccio e Masolino, ovvero quelli della Cappella Brancaccio in Santa Maria del Carmine. Grazie, dottoressa. Grazie a voi. E ci siamo spostati al Museo della Basilica delle Grazie, l'altra sede museale dove sono esposte le opere che rientrano in questa mostra dedicata a Masaccio e Angelico. Siamo davanti a una delle opere più belle esposte all'interno di questa sede museale, è l'Annunciazione del Beato Angelico, che è qui praticamente da sempre, però naturalmente chi entra dentro la Basilica di Santa Maria delle Grazie può visionare appunto le opere che eccezionalmente sono esposte per la mostra dedicata a Masaccio e Angelico. E siamo con Michela Martini, direttrice del Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie e una delle curatrici di questa mostra. Allora, questa opera è famosissima, però ci sono anche, appunto, come ho detto prima, delle opere altrettanto belle che sono esposte dentro il museo. Sì, proprio per la centralità che nell'ambito della mostra e nella parte dedicata appunto a Beato Angelico aveva comunque la nostra tavola dell'Annunciazione, che è conservata qui dal museo dalla sua apertura, abbiamo voluto mettere a confronto, appunto far dialogare questa nostra tempera su tavola
con un'altra piccola annunciazione ma altrettanto preziosa che viene da San Marco, un reliquiario bellissimo che rappresenta in due scene sovrapposte appunto una scena di annunciazione e una scena di adorazione che richiama quella presente qui nella predella della nostra annunciazione. Quindi un modo per confrontare due modi di rappresentare questa che è un'icona di Beatangelico. Il tema dell'annunciazione, che poi è il tema dell'incarnazione, è un tema fondamentale per Angelico che dipinge in tutte le tecniche da lui sperimentate, dall'affresco alla tempera su tavola fino alla miniatura. E infatti è proprio in questo dipingere nel piccolo, appunto nella miniatura, che lui, Beatangelico, ha cominciato e ha espresso la sua enorme, insomma, abilità, come si vede da questo tabernacolo e come è possibile vedere anche nei tantissimi, appunto, manoscritti. Noi ne abbiamo esposto uno che in realtà è di un artista legatissimo appunto a Beatangelico, Gianove Strozzi, dove sempre c'è appunto un tema annunciazione, una piccolissima annunciazione di un libro d'ore, un breviario, quindi un libro di preghiere che veniva portato insomma nei vari viaggi proprio per la preghiera, ma che anch'esso appunto ci fa godere di questa bellissima scena di annunciazione. Ringraziamo la dottoressa Michela Martini e da questo luogo di infinita bellezza e gloria ti restituisco la linea. Grazie Serena, davvero bellissima, e questo di nuovo insomma l'invito che rivolgiamo anche a chi ci segue. Ci prendiamo una pausa, poi l'ultima parte di Spunti e Spuntini insieme a Susanna Cutini e Alex Revelli Sorini saranno con Deborah Rasio. Io vi do appuntamento a domani per altri Spunti e Spuntini.